13 maggio 2011, il mondo viene sconvolto. Kenshiro avrebbe detto da un'esplosione atomica, invece no. Esce nuova Pyrexia, esce un set che verrà ricordato probabilmente per tutti i tempi a venire, perché si affaccia nel mondo di Magic the Gathering il mana Pyrexiano, che potete vedere qua in alto a sinistra, destra, chiaramente destra, e nella carta che vi sto facendo vedere oggi, la capsula della Genesi. Ora sono molto calmo nel raccontare questo, ma dovrei urlare come una scolaretta, anche questa è Birthing Pod, tipo una delle carte mie preferite di sempre, una delle carte con cui ho trovato più successo nella mia carriera competitiva in Magic, soprattutto chiaramente in Modern, ed è una carta secondo me meravigliosa, che volevo giocare da una vita, che ho chiesto a chiunque, a qualunque persona, se potevano farmela giocare. Ho trovato la persona giù, un attimo, adesso la presento. Però prima parliamo di Birthing Pod. Birthing Pod è una carta molto interessante, perché da lì in poi proprio genera il concetto di fare pod, cioè tante carte che sono state create successivamente a Birthing Pod hanno l'effetto di prendere una creatura che costa, sacrificare una creatura e prendere una creatura che costa uno in più o meno nel caso di Birthing Pod. È chiaro che la capsula della Genesi sia una roba molto più potente di fare una sorcery come Neoform o fare una creatura come Vanifer, che non utilizza mana, Prime Speaker Vanifer, però è una creatura, le creature muoiono, gli artefatti è più difficile. Ora, Birthing Pod nella sua carriera competitiva ha completato, quando in verità era, diciamo, è stata stampata, Modern ancora non esisteva, poi è stato creato Modern e non si è giocata. Per tutti quelli che pensano che Modern, cioè dal 2011 fino al ban di Birthing Pod, che arriva se non sbaglio nel 2015, dopo l'uscita di Khans of Tarkir e dopo le carte con Delve, quindi in Modern ci sta tanto Birthing Pod, l'abbiamo giocato tutti, ma non, il mazzo non arriva subito, soprattutto a dominare. Ma con la stampa di creature sempre più forti e sempre più combose, fino ad arrivare appunto a due mazzi Birthing Pod con i colori di Sultai, no? Con i colori di bianco, verde e nero. Quindi Junk, ex Junk, che adesso si chiama Abzan. C'è l'ospite, lo sapete, ragazzi, lo sapete. Oppure l'altra versione con quattro colori, con il blu, erano mazzi fondamentalmente combo. Addirittura la versione quattro colori poteva veramente scombare dal niente. Era quella che giocavo io, ma giocava delle carte di un romantico pazzesche. E a un certo punto effettivamente si nota che la carta ha dei problemi, perché non possono più stampare creature troppo forti, perché se no te le prendi con Birthing Pod e la partita finisce. Soprattutto mana, accelerino, Birthing Pod con due vite, perché quel mana pirexiano significa che lo pagate con due vite, aveva rappresentato un grosso problema per il formato. La carta viene eliminata, Modern, quindi non la posso più giocare, è un grave peccato per il mio tesoro. E quindi ho detto: ma c'è qualche matto che mi fa giocare questa carta in Legacy? Un matto c'è. Vieni Leonardo! Eccomi, aspetta, è Ryu. Vieni Leonardo! Leonardo Eccomi qua. Cortese è un mio Eccomi. amico, da un sacco di tempo ci conosciamo, giochiamo a Magic veramente Vero. da 10 anni Sì, da tanto tempo. a sta parte, qui a Roma Sud, anche se non siete Roma Sud, ho scoperto Sì, oggi. Che devo cazzo viene a fare dire. ragazzi a Roma Sud? Non lo so, mi piaceva Roma Sud. Te volevo, noi, vabbè, bravo, infatti Esatto. fai bene, più bella Roma È più Sud, è bello, è più bello. chiaramente più Lo bella. ammetto, lo ammetto. E oddio, pensa a tutta la gente di Roma Nord che ha sentito Mo se questo soffre. Ma anche lombrico. Roma Nord è bella. Vabbè, comunque, dicevamo, Leonardo è un grande Sì, è romantico vero. e fa sempre delle liste create da lui di tutti i tipi. Tra l'altro, in Modern, Vero. mo che stai a giocare? Che una volta ti sei Ma Modern presentato purtroppo al monoblu momento. turni a una certa, giocavi Sì, l'ho giocato. Ho anche giocato il mazzo, diciamo, con cui facevo più risultato di quelli che avevo così. proprio fatto io. Era BG Company. Già, Che giusto, cioè un bellissimo BG era quella Company, follia di non vero, giocare il vero. bianco, che era solo più forte. Esatto, però Però tu andavi di andava con valore i vero? fulminetto che Esatto, spaccavo. sì, mi ricordo, mi Esatto. Ma Modern ricordo. al momento l'ho giocato solo su Ah, MTGO. pensa. Non lo sto giocando molto cartaceo. Bravo, fai bene, non lo so. No, non è vero, devi No, giocare mi cartaceo. Che cazzo stai piace. dicendo? Vieni a giocare cartaceo con noi, ma Esatto. solo lui poteva Esatto. fare questo, cioè portarci. Like sulla fiducia subito, non l'ho detto. Esatto.
portarci una lista di Birthing Pod invece in Legacy, che è un formato giochi di più, Sì, cartaceo al proprio. momento sì, gioco proprio Come cartaceo. mai? Perché ti piace, hai Mi passato? piacciono le carte Non... vecchie. Ma fai bene, No, mi è giusto. sempre piaciuto. Ho iniziato a giocare con Legacy. Ah, non Ho sapevo. iniziato a giocare con Legacy e giocavo. Avvicinati che Sì, sennò sto scusami. microfono, figurati, tranquillo. Ho iniziato a giocare con Legacy e giocavo delle liste veramente no sense perché non avevo le carte. Tipo, il mio Certo. primo mazzo è stato Reanimator, blu-nero, dove però invece di giocare Force of Will giocavo Foil, che non so se la conosci. No, che cos'è? Sbeffeggiare. È una carta che fa a zero fo come Force of Will, cioè si può fare a zero, realizza Sì. una spell, però devi scartare una carta dalla mano più un'isola. Quindi, però mi scartavo i ciccioni, le mucche da rianimare, Ah, più però. un'isola, giocavo più isole nel mazzo. E il mazzo andava. Alla grande. Peggio, ovviamente, Vabbè, sempre. comunque, l'unico pazzo che poteva Esatto. portarmi una versione per tipo che in verità nel formato Legacy esisteva, adesso Sì. non si gioca più e in questo momento noi stiamo per fare Esatto, una 0-5 in follia stiamo facendo proprio. queste leghe, ragazzi, non pensate che questo deck sia minimamente competitivo perché non Esatto. lo è. Però appunto esisteva una sorta di pod, anzi che Sì. giocava pod, forse ne giocava tre, una cosa del genere, che si Sì. chiama Nick Esatto, Fit, Nick giusto? Fitta esiste sia con i pod sia senza i pod. Diciamo nel tempo si è tolto, perché è più troppo lento per il formato, cioè giocano Zenith e preferiscono direttamente fare col mana che produce la sinergia tra il veterano e il Cabal Therapy subito le Senti, creature. intanto riavvio MTGO Sì. perché non mi dà il Ok, tasto va centrale e bene. non posso fare il deck tech, ma tu Ok, continua. sì. Che cos'è Nick Fit? Nick Fit è questo mazzo appunto che si basa sulla combo fra, o sinergia, non so come vogliamo chiamarla, fra il veterano e Cabal Therapy, che ci permette appunto di vedere intanto la mano dell'avversario, togliere una carta e poi sacrificare il veterano sempre per ricastare di nuovo Cabal Therapy dal cimitero. E cercarci subito due terre, quindi noi al primo azione turno possiamo avere quattro terre, nel primo tre Però terre. le cerca pure l'avversario, ma Esatto. non è detto Questa, perché... esatto, la cosa è stata questa, che nel tempo all'inizio si gioca praticamente le terre base si giocano proprio poco in Legacy, cioè qualche anno fa veramente era raro vedere tanti mazzi con tutte le terre base. E invece poi che è successo? Da quando c'era stata la cosa delle tutte le terre innevate con Certo. l'artefatto che non mi ricordo il nome, scusa. Arcum Esatto, Astrolabe, tra i più esatto, forti artefatti, esatto. vedete nella puntata di risposta scombo. Esatto, nonostante poi sia stato tolto, sono rimaste comunque poi con le terre innevate. Certo. Poi hanno Quindi stampato vabbè, il coso, il serpente. fondamentalmente comunque, cioè è chiaro che questa non abbiamo ancora parlato perché non siamo in Esatto. termini di deck tech, Sì. però questa è una carta che se fa one side è strapotente, se fa due Esatto. side Sì, un po' meno. meno. Però allora cominciamo, quindi 22 Esatto. terre senza accelerini, cioè gli accelerini sono Veteran Sì. Explorer e Grinsand Zenith. Io ti ho chiesto, ma come mai Esatto. non giochiamo un Bop, un Gerarca, qualcosa? Forse aveva senso giocare tre Birthing Pod, che dici? Non lo so, ma Sì, ormai abbiamo volendo sì, fatto. si potrebbe, però Ma diciamo, io io mi volevo, sono cioè, 4 verde è la iscritto. carta più È giusto, è giusto. Ormai mi sono importante. iscritto, quindi non si può più tornare Esatto, indietro. Detto questo, quattro, le terre non c'è niente di particolare se non Dryad Arbor, di che Adarbor che chiaramente... prendiamo di Zenith, Esatto, che così sì, facendo noi comunque acceleriamo con Zenith. E esatto, poi andiamo ai droppa 1. Veteran Vedete, Explorer. è l'unico droppa 1 a parte la Cabal Therapy, Sì, quindi la che gente forse non ci crede perché, è capito, io ho un esatto, pubblico che chiaramente non conosce le carte vecchie. Ragazzi, esiste una carta 1-1, quando muore tutti e due i player cercano due terre e le mettono in base, sì, gioco. stappate poi, quindi le puoi usare subito. Stappate! Ma che carta? Di che espansione Oddio, è? mi cogli alla Tempest. sprovvista, se sì, non mi Vabbè, ricordo. super vecchia Però vecchia, comunque. Si gioca in vecchia, sì. Commander, l'ho vista in Commander da qualche parte. Chiaramente qui noi vogliamo prenderlo di Zenith, sacrificarlo con Esatto, Cabal e prendere Therapy subito le lane, e rampare così. e Esatto. fare delle magie importanti. Poi, quindi Cabal Therapy, che spell è? Voi magari non la conoscete appunto perché non giocate Legacy, ve lo dico io. Una spell che comunque in Legacy si gioca Sì, si molto, gioca si tanto, sì. gioca anche in Vintage, Sì. chiaramente, perché lì i mazzi, scusami, Bazaar sono potentissimi e questo è molto forte. In pratica scegli una carta, l'avversario Sì. rivela la mano, scarta tutte quelle carte e ha flashback sacrificando una creatura. Quindi dopo che abbiamo fatto valore con una delle nostre creature la possiamo sacrificare per rifare Rifare, Cabal esatto. Therapy. Dove si gioca questa carta di Legacy? Un E si gioca in un sacco di mazzi in realtà. Si sacco? gioca in Ogak,
Perché lì appunto ti automilli il mazzo, c'hai tanti Certo. modi per poi c'hai creature da Quindi è sacrificare, eccetera. dredge. Sì. No, proprio è proprio incentrato su Non ha Hogak. delle carte con dredge. No, cioè, esiste anche Dredge, se gioca pure in Dredge. Però la Ok. lista proprio di Hogak è Hogak come era in Modern, cioè quindi poche carte con, non Ah, so. Stitcher Supplier, Sì, quella roba là. Ah, esatto, penso un po'. similla il mazzo e fa. Però c'ha Cabal Therapy, appunto, che gli Beh, fa staccare chiaro. lo Stitcher e E rimilla. anche questa c'ha flashback dal cimitero, quindi è proprio Esatto, forte anche esatto. quando è al Poi si cimitero. gioca in Dredge ovviamente perché milli, ti milli il mazzo, quindi la vuoi sempre vedere. Poi si gioca Certo. nel bellissimo mazzo Hopsall Spells dove ti Certo. milli tutto il mazzo e levi i counter all'avversario Chiaro, bello, prima saccando. di chiudere, fare la Esatto, chiusura. esatto. Allora, nella nostra troppa 2, nella nostra, scusate, Sì. curva 2 ci sono 6 pescanti praticamente, e Sì. sono tutti uccellini che hanno detach. Baitful Esatto. Strix, la conoscete, è una creatura artefatto, Flying Detach, quando entra pesca una carta. Conoscete ancora meglio Ice Fangcutter, che ha detach però solo se hai altri 3 permanenti neve, quindi noi cercheremo di giocare con le nostre bellissime Esatto. terre base. Ma i troppa 2 finiscono qua. C'è Scavenging Woods, vabbè, bella di brutto, svuota i cimiteri, speriamo ci farà vincere Esatto. Ma che partita, un contro Reanimator. Delirium, Sì. ma poi c'è lui. Lui bellissimo. Che Io voglio poi, solo. capito, cioè non lo spotteremo mai perché abbiamo pochissime cose a uno, Esatto. però giochiamo una carta Però lui è che quanto bellissimo. costa cartacea? Penso più di 100 euro. No, secondo me è più di Sì, può 200. essere pure. Io me la ricordo perché l'ho, io ce l'ho sempre avuta, e cioè da quando costava poco. Però me la ricordo che continuava a salire. C'era una copia che gioco in E Commander. te credo, Gilded Drake è, ragazzi, una carta meravigliosa, fa, è il controlla creatura più cheap nella storia di Magic. Esatto. Ha un downside, praticamente quando entra nel campo di battaglia lo dovete dare al vostro avversario. Esatto. Quindi lui riceve un 3-3 volare e voi ricevete. La creatura in Quindi a cambio. noi questo ci piace giocarlo contro. Noi lo vogliamo fare. Innanzitutto lo vogliamo avere in mano quando ci fanno Show and Tell. Perché Certo, così gli rubiamo gli pure rubiamo Emrakul. Emrakul, è O chiaro. Griselbrand. O O poi in Griselbrand. generale contro anche con partite di attrito a una certa. Cioè, Però, di ruba. certo, non puoi rubare una Darcy e dargli un 3-3 No, però volare. magari il Murtaugh Mortal 8-8. 8-8, effettivamente ci avevo pensato. Perfetto. Esatto. Buono così. Allora, Esatto. giochiamo una sfilza di troppa 3 Sì. che sono tutte monocopie. Ragazzi, questo mazzo, cioè, Tranne gli io Old. sento proprio i violini. Siamo a Venezia con la Roma Antiqueria. Allora, Esatto. Opposition Agent, vabbè, carta di Magic importantissima, che in Legacy chiaramente fa delle cose. È Sì, meglio averla in mano che spoddarla, a sì, dire questa sì, la verità. farla con flash, bello. Esatto, vi Però. ricordo che Green Sun Zenith non prende le creature non verdi, Esatto. quindi abbiamo pochi modi per prenderla, ma noi Esatto. siamo qua per sognare Esatto. e quando Oppo cerca la Ma library. io il sogno è che Oppo ha le fetch, noi spoddiamo, lui non si aspetta che prendiamo quella e poi una volta che entra La deve rimuovere, gli rimangono le fetch certo. lì. Questo è un sogno che Esatto. chiaramente, ragazzi, noi cercheremo di Speriamo che perseguire. accada. Plague Engineer ormai da un passato che sembra vecchissimo. Quando è uscito Esatto. Modern Horizon 1, questa carta, ragazzi, era arrivata a costare 30 Sì, va px. bene, a Ci bomba giocava in sta tutti i carta, raga. mazzi. Ho capito, ma non la gioca più È nessuno. vero, Come mai perché. in Legacy si gioca? Beh, contro Death in Taxis che c'ha un sacco di umani, il mono bianco pale, insomma, c'ha un sacco di umani contro Elfi che comunque è un tier. La vuoi sempre vedere. Poi comunque leva per esempio le True Name Nemesis perché c'hanno protette da Certo, tutto, però giusto. lui le leva. E poi c'ha detta, c'ha un bel palo. Mazza, ripeto, il Modern è sparita, Ah, anche povero. le pedine di Young Pyromancer che ogni tanto, cioè, mo si gioca un po' Oppure meno, però. quello di, come si Sì, chiama? Quello bianco. il monastero del Il Monan, monastero sì. di Monet. Ok, passiamo a Magus of the Moon, perché quando Leonardo è venuto ho Sì. detto, allora, sto mazzo è romantico, perché è romantico, però. Esatto. Cioè, nel senso, noi non facciamo mai valore da una cosa che spoddiamo se non Veteran Sì, è Explorer. l'unica. E quindi, cioè, non mi sembra molto bello. E lui dice: no, no, ma io voglio mettere i pali perché Esatto. così la gente muore. E effettivamente, Magus of the Moon, Esatto. ogni È un bel tanto qualcuno palo. muore. Sì. Chi muore in Legacy da sta Tutti i carta? mazzi con le terre, Lands, che giocano Depths, vogliono mettere il 20-20 subito. No, Morti. morti perché, cioè, a meno che non hanno. Alcuni giocano dei Gay, ma un Removal, ma. Pochi Soprattutto se glielo remove spod, effettivamente. no, che non possono neanche attingere mana, cioè non si aspettano di attingere mana in risposta, che tu lo stai spoddando. Certo, Cioè, certo. considera che io l'ultimo torneo che ho fatto cartaceo non giocavo questo mazzo, credo. Immaginavo, questo lo portiamo solo qui sul Esatto. canale, Giocavo ragazzi. un Food Chain, che è un mazzo che fa mana infinito, però giocavo questa, una monocopia di questa carta qui, E mi ha ogni fatto tanto è vincere tutte le ammazzato le partite, persone. Reclamation Sage ammazza di meno le persone, sì. Sì, devo dire ammazza meno la verità. le persone.
Però è una risposta. Sì, preferiva incantesimo artefatto, anche da spoddare. Endurance è l'unica carta vera che giochiamo. Esatto, probabilmente l'unica carta di me. L'unica carta di me. Sì. Cioè, il power level del Legacy è così potente che chiaramente c'è. Cioè, tutte queste carte fanno un po' ride. Endurance esatto, non fa ride, non fa ride nessuno perché cioè, è proprio forte. È inutile parlare di questa carta. Tutti i mazzi col verde da quando è uscita in Legacy si gioca praticamente. Tra l'altro, ripeto, è l'incarnation, secondo me, una delle incarnation più forti, sì. Perché giocarla di mano comunque non sei scontento. Sì, no, vabbè, che un mazzo che si incentra sul cimitero, gli esili a zero. Eternal Witness è un ottimo valore perché peschi una carta di Kotl, lo spoddi, prendi Eternal esatto. Witness che riprende Kotl, pescherai un'altra carta, magari effettivamente una partita lunga la riusciamo sì. a vincere. Poi c'è lui. Beh, lui è bello di brutto. Una delle carte preferite. Lui è bello di brutto da ogni punto sì, di sì, vista. Sì. Il fatto che sia una creatura e si possa spoddare o green sun zenittare, neologismi che chiaramente sì. faranno parte esatto. del vocabolario italiano tra pochissimo, io penso che veramente Grist è nel cuore, nel sì, cuore. Sì, spero che prenda piede, purtroppo in Modern non si gioca per niente perché è troppo poco, è lento per il Modern. È una carta dal design bellissima, sì, forse uscirà magari più là un mazzo che deve ancora uscire magari. Boh, serve o qualche ban o qualche unban sì, secondo me per sì, questa carta comunque. Vero. Kitchen Finx è un'altra di quelle creature che effettivamente ci dà valore quando muore esatto. perché ci riproduce un'altra 2-1, serve per guadagnare vita in caso sì. dovessimo sì, sì, e sì. soprattutto la spoddi, prendi un altro drop a un drop a 4 che ce ne abbiamo pochissimi, sì. ne abbiamo solo due è vero. Ma non vi preoccupate, non importa, non è importante esatto, una verità uro sì. che chiaramente in questi colori non può non essere esatto. giocato. Forse pure un po' di copie in più dove dovevamo giocare. Sì, ci avevo pensato a metterne di però più. Non abbiamo tante spell. È quello, non facciamo tanto cimitero. Non facciamo tante cimitero, infatti. Però poi col fatto che comunque lo puoi tutorare. Esatto, cioè... comunque Uro è un'altra carta che effettivamente se me lo spoddo non sono scontento. Perché no, va al cimitero e poi lo faccio, esatto. lo posso rifare. Sì. Però, vabbè, non ha bisogno di presentazioni. Il titano blu-verde sì. è rimasto solo in Legacy, bannato sì. da tutti gli altri. Tra l'altro hanno detto nell'ultima banlist che lo tenevano d'occhio. Sì. Pariato raga vanno esatto. che mi pare che sì, no, raga vanno al momento è ingestibile. Esatto. Doppio Leovold, questo sì. me l'hai raddoppiato. Qui sei stato sì, meno qua, romantico del esatto. solito. Come sì, mai? Qua ho voluto perché è una carta che comunque secondo me in questo tipo di mazzo qua l'utente si gioca molto meno, mentre qualche anno fa era proprio al centro di ogni mazzo Legacy, insomma. Però ho detto con questo tipo di mazzo qua dove noi soffriamo comunque, cioè non vogliamo che l'avversario peschi troppo, faccia cantrip, cose varie. Ho detto mettere, cioè è importante. Proviamo a giocarne esatto. due e vediamo che cosa succede. Sì. Tra l'altro è una leggendaria, quindi non dobbiamo averne esatto. due in gioco. Comunque, potremmo anche spoddare. Tra l'altro, Grist non si può spoddare, ve lo ricordo. Però potremmo anche spoddare Leovold, appunto, tra tutti i nostri drop per avere Glenelend Archmage, carta meravigliosa, che appunto io giocavo ai tempi di Pod, che fa negate e ne fa due di negate perché ha persistere. Ed è veramente con questa carta spesso e volentieri certi matchup erano finiti quando io sì. giocavo Pod in moda, per esempio Scapeshift, per esempio Ad Nauseam e così via, anche perché essendo un'abilità fa negate incounterabile sì. quindi cioè, una volta che è messa a terra anche oggi servirebbe una carta del genere, cioè giocare questa carta in moda, però non si può, è troppo lenta forse per... sì so. No, non avendo Pod non dove la prendi insomma, sì, la prendi con corda, è un sì, po' difficile 7 mana insomma alla fine, però c'è cioè, counterare Teferone, counterare sta roba che veramente ti fa morire non è male. Forte, poi, anche avere doppio counter. Immagino che in Legacy non esistano robe che esiliano, quindi non è che devi stare attento a... C'è sempre Spade a spighe. Sì, no, a parte okay. dico Anger of the Gods. Ah no, qua, non prende no. no. L'altro per 4 scelto da Leonardo, sì. vabbè, io gli ho detto ma che cazzo che mai portato, che è sto bidone, in Legacy esatto. si gioca sto bidone. E lui mi ha detto no, così. Si gioca nei mazzi con Zenith, di sti colori, che anche se non giocano mai il veteran explorer e non è un bidone, no non è un bidone perché comunque fa il suo, cioè ti leva planeswalker, si prende, cioè lo prendi con Zenith e te levi che ne so Jace cose, se l'altro non c'ha il removal io me fido spoddiamo, non vedo l'ora di spoddare lei sì. per ottenere invece un Tractusk, lui esatto. non è un bidone, non lo è mai stato, entra, fa 5 vite, c'è anche in historic, muore, ci dà una 3-3, chiaramente non lo spodderemo mai perché non abbiamo troppo no, assenso no, mettere un troppo no, volevo mettere il Grave Titan, pensa tu, un eroe dove... infatti forse dovevamo levare un Leovold e mettere un no, me lo dici mo. Aspetta, però forse mi sa che
Devi per No, no, forza. no, 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 aspetta, si può fare, Se però. droppi non perdi la. No, no, ci ridà tutto perché non avevo fatto neanche una partita. Ok. È tutto Ah, vero, ok. è Allora lo tutto facciamo, dai, vero, dobbiamo è farlo. tutto assolutamente di via Leovold, Grave Titan si ride tantissimo in questa. Che cazzo, non ce n'è manco No, non uno. ce l'hai. Mortacci. E adesso dobbiamo anche andare a comprare un Grave Titan mentre. Quello costa poco, dai, No, però. non costa niente, immagino. Però non Esatto. pensavo di non averlo, sono sincero. Ma poi vogliamo pure mettere tre pod? E mettere un Sì, gerarca? tre Forse pod ci può stare, tre perché pod comunque ci può ne stare. vediamo due, cioè non siamo contenti di vederne Mai, due. mai, mai. Proprio Cioè, mai, sì. ai vecchi tempi pure, perché Sì, appunto ogni faceva carta cose, faceva sì, valore. esatto. Perché avevi Voice of Resurgence, avevi tanti Kitchen Finks, avevi Murderous Redcap. Quindi effettivamente avere due pod poteva essere Sì. interessante. Qui secondo me è un po' rischioso. Allora, Grave Titan, per cortesia, bot. O me ne compro 4. Non ce l'ho. Non ce l'ha neanche. No, ce l'ha, ce l'ha. Ma sai, Eccolo potremmo qua. mettere nello slot una Titania. Una Titania vuoi mettere pure? Non è Per male. far che? E ti rianimi Fetch e ci vinci da sola con i 5-3 delle Fetch che rianima Terra Devo comprare No, dai, la Titania. non lo so, vediamo. La vuoi mettere inside? Vuoi fare sta No, cosa? inside no, non ci stanno più slot. Vuoi fare sto magheggio? E non so che dirti, cioè sono chiaramente contrito, non so com'è il formato, come funziona, però intanto l'ho comprato. Pure, Se comunque ti vuoi. Titania, a parte scherzi, ultimamente si giocava di meno, ma si è giocata tanto in Legacy, sempre di Vero? mazzi con Zenith, Ma perché. tanto qua, io ho mai visto sta No, carta. tanto nel senso, sempre, sono sempre mazzi, non sono mai stati tier 1, però quando giocavi Zenith, si E quindi prendeva. ragazzi vi godete anche appunto la costruzione, ma ecco il Grave Titan, assolutamente, Birthing Pod, cioè tu qui vuoi mettere Titania al Ci potrebbe posto stare, dello slot di Pod, oppure anziché mettere un'altra. l'Accelerino. Ah no, mettiamo l'accelerino, dai. Mettiamo un mono accelerino. Noble, perché blu verde conviene, Sì. no? Anche se blu verde e bianco, quindi un Accelerino in più, droppa 2, eccetera, lì l'ho levato, se vuoi mettere Titania non ho idea di che No, cosa no, puoi dai, va levare. bene, ci accontentiamo. Dai, Ci già accontentiamo, abbastanza romantico il mazzo. esatto. Penso che abbiamo fatto di tutto Esatto. e faremo di tutto per farvi divertire. Esatto. Passiamo alla side. Allora, quadruplo Ho messo, tossize. siccome era in modern, per i combo, anche il mazzo soffre tutto in realtà. Però prevalentemente soffre i Non combo dir veloci. così, dobbiamo convincere la No, gente a infatti giocare, a comprare le car. Non è è vero, vero. chiaramente. Cioè, ci dobbiamo solo divertire. Esatto. Doppia Quella va. Non Pyroblast, abbiamo che te lo modi dico di a fa? tutorarcelo, non abbiamo cantrip, però l'ho messa prevalentemente per Certo. Mortide, perché secondo me Mortide, cioè, a parte per i counter, per proteggerci le nostre Ah, è carte vero, chiavi. vedi, non hai una creatura che spacca creatura. Basta, C'è Grist. finito il discorso. Ok. Carpet of Sì. Flowers. Questa si gioca contro i mazzi col blu che giocano Daze per arginare lo svantaggio. Cioè, Daze Aspetta, ti come fa. Paghi finisce? Come funziona? 4, prendi mana pari alle isole dell'avversario. Quindi, se tu la fai di primo e lui poi c'ha Daze in mano, tu comunque c'hai già un mana in più dalla sua mono isola. Ah, Quindi. da usare in main phase. Ah, ho Esatto. capito, carino. Quindi si gioca di solito con i Poi, mazzi col verde. l'anti-intuitivo Questo, Colletto Ruff che ci blocca il esatto. Questo nostro ci blocca Birthing poco, Pod, però va però giocato per forza perché contro i mazzi artefatto, esistono insomma, in Legacy. sì, c'è mono Anche blu. nelle leghe si Sì, trova. si Ok, trovano. perfetto. Pyrexian Revoker invece è sempre stata una carta che va in Pod, fa ago Sì. spinale. In verità non fa ago Perché dice non spinale. terra. Perché dice non terra, ma dice anche abilità di mana. Esatto. È una carta un po' diversa da Cospinale. Con questa carta voi potete nominare Noble Hierarch, Uccello del Paradiso, Elfo di Llanowar e quelli non danno Esatto, sì. più mana. Ve lo Sì. ripeto perché ogni tanto ci si sbaglia. Plague Engineer numero Sì, 2, nei matchup chiave. Endurance numero Esatto. 3 e 4, perché No, l'unica 2 e carta 3. vera, 2 e 3 scusate perché la dobbiamo Sì. giocare. Poi c'è Clotis, Clotis, sì, questo pure lo spot di carta contro. vera in Sì, Legacy. questo si gioca. Pure al Incredibile. momento, in realtà, da quando è uscito Modern Horizon 2, sono sparite tutte le carte dei Legacy. Si giocano solo quelle di Modern Ok, Horizon 2. Però, perfetto. no, però è bella carta questa. È Cioè, una bella carta, non c'è modo effettivamente. di. E poi È lui. c'è. Ma non vuoi. Andiamo a giocare, te prego. Fammi fare una partita con sto mazzo perché Trune The Last Troll. Contrun, se becchiamo mazzo control, Io non so come lo leva.
Ma che, ma c'ha Uro, ma che ce fai con Trun? Ma non, c'ho, non lo vedrà Uro. Ma te, ti rendi conto? Stiamo andando incontro chiaramente alla morte. Esatto. Ragazzi, se volete andare incontro alla morte, anche voi, io vi ricordo che ho un fantastico codice sconto qua per Mana Traders, che è il servizio da cui ho appena affittato le carte, perché se no non ce l'avrei mai fatta. Il codice Akira, 15% di sconto. Adesso per una volta ho azzeccato lato, perché non so. Ah, non l'azzecchi mai. Beh, provate, vai. Oddio, forse così, no? Ho sbagliato. No, hai fatto giusto. No, sono andato dall'altra a casa. Vedi che però se tu... Okay. Ah no, invece no, non avevo... Tutte e due non l'abbiamo azzeccato. Ah, ok. 15% di sconto, è così. Codice Akira, su 15% di sconto sui primi 3 mesi di abbonamento. L'ho detto. Marchetta fatta, oggi è lunedì. Okay. Questa sera, quindi, fantastica occasione per godere del vostro Akirone nazionale in live. Non so che cosa farò, perché non so che giorno è, perché io registro i video prima, voi non vi dovete preoccupare di questo, seguite e basta. E stiamo cercando un oppo. Sì. Legacy ha un po' di giocatori, stavo parlando. Sì. Senti, visto che considerate tanto l'argomento è caldo, sì, formato non è sano. No, formato totalmente insano proprio. Perché da quando è uscito appunto Modern Horizon 2, come dicevo poco fa, cioè si gioca solo carte di Modern Horizon 2, cioè hanno proprio reso tutti i tier, al momento giocano carte di Modern Horizon 2, ma tante poi, perché ad esempio UR Delver ha tolto tutte le sue creature e gioca, ha tolto anche Delver, cioè Delver non sì, gioca più gioco. Delver, ne gioca 2, a volte 0, e se gioca solo Ragavan, la Dragon's Rage e Murktide. Quindi sono 3 carte per quei colori che comunque già davano problemi, perché era già tempo, è sempre stato forte il Legacy. Ok, cominciamo okay. La nostra avventura male, con cioè, un mulligan. Esatto, cioè sì. Non lo so, possiamo pure fare questa per Driade, poi fare questi il due. Il problema è che non abbiamo, quasi avessimo avuto una Cabal Therapy, ma era forte, esatto, te la era collavi, forte. Certo. Però così, se non peschiamo poi la terra... Non te la colli, no. È giusto, vabbè. Questa mi sembra buona. Cioè, meglio di quella del meglio prima. Ma leviamo Plague Engineer e sì, proviamo a giocare Birding Pod per davvero, ragazzi. Esatto. Lo so che è una cosa che voi pensate che non succederà mai, ma invece potrebbe succedere. Stiamo giocando tra l'altro contro Rumix, che dovrebbe essere... Che Maliga 5. Quindi probabilmente è un combo, quindi... Vi facciamo vedere come si vince con un mazzo insensato quando l'avversario mulliga Soboni tutti. Quindi allora, qui che devi fare? Dobbiamo stare attenti alle terre qua, perché comunque se noi abbiamo Driade come accelerino che ci dà solo verde. Quindi se già comunque prendiamo Prismatic Vista per foresta e poi facciamo Driade, ci abbiamo doppio verde che poi però non ci faccio. Quindi va fatto questo adesso? Sì, io proverei a fare quello. Quindi prendo Tropicale perché serve tropicale, questo. Esatto. Poi magari prendiamo la Palude dalla Prismatic Vista. Ok, va bene. Sì, l'idea comunque è fare Driade. Chiaramente se lui ha una removal qualunque, il nostro piano accelerante non si accede, sì, però c'è sempre Veteran Explorer. A proposito, c'ha un companion lui, Yorion. Ah, Yorion, quindi forse è mono bianco con Yorion, che adesso si gioca così, 80 carte, Death and Taxis. Probabilmente è lui. E quindi prende comunque in una... cosa ci tassa lui? C'ha Talia sicuramente. Talia che però contro di noi in realtà, cioè, ok che non c'è è fortissima. Blocca, cioè c'è rallenta pod, però in realtà non è proprio la carta. Abbiamo messo sotto il Plague Engineer che era una che era fortissima. Ma non ti preoccupare però, vabbè, cioè lo spodiamo. Tu voglio dire, mo non sì, stai comunque è lui, è mono bianco. Quindi adesso faccio pod. Allora, forse sì. Che cazzo dici? Cioè, forse cosa? Subito, ma non lo vedi come... Mamma mia, che emozione! Allora, tra l'altro, questo è un matchup perché in no? cui... Che succede? Cioè, non te lo fa no. fare. Forse non ha visto... Ok. Adesso sì. È un matchup in cui bisogna fare attenzione al veterano, perché lui comunque gioca a terre base. Cioè, okay, gioca anche da re base, quindi comunque pure lui magari ci fa Battle School poi di turno qua. Cioè, se noi subito. Vabbè, ma Battle School c'è cioè, pure la Mission Sage, no? Cioè, voglio dire. Esatto. Però l'importante è che lui non. Lui, se, cioè, il problema vero è se gioca Leon in Arbiter. Si gioca in Legacy? Di solito no, ok. Poco. E quindi. Lui di side potrebbe avere il. Ricordami il nome, quella che ti esilia le carte, le creature che non casti. A 2 la 2, quella è un bel chiodo. Male, però comunque male. 80 carte la deve sempre vedere, insomma. Male. Allora faccio Ice Fang Cutlass, spoddo ed è subito emozione, ok? Esatto, sì, sono d'accordo. Feccio e che no, questo è basica, quindi nero, palude, certo. Sì, perché ci manca. Ci manca effettivamente. E qua prendiamo un drop a 3. Luv
verde questa. Tra l'altro lui c'ha Gitte, con Gitte c'è spacca proprio. C'è sempre la reclamation. Ma fatti. ok, non serve a niente, come si chiama? Allora, qua per esempio sarebbe stato forte quello che non gli permetta di tutorarsi la carta prima che facesse la Stoneforge, no? L'opposition agent. Certo. Però ha già tutorato lui. E quindi non quindi prendo. No, vediamo che ci sta, che ci abbiamo. Ma io direi che un agile uro. Ah, Gris che... si può potere pure, potrebbe essere. Ah, cioè, mi piaci. Guarda che bel mazzo. Cioè, sta lega mi divertirà. E potremmo in realtà prendere Gris e spaccare. Allora, o prendiamo Plague Engineer, perché comunque lui gioca un sacco di umani. Ma muore da Gitte. Esatto, muore da Gitte. Al momento lui non c'ha umani. Quindi secondo me io prenderei Gris, saccherei gli Adarboi e spaccherei subito la Stoneforge. L'unico pezzo che lui c'ha. Lui ha preso di ha preso Gitte di... Sì. Ok. Secondo me ci sta, sì. Cioè, comunque è un bel palo qua Grist contro di lui, perché... Però, senti, scusa, gliela sacco subito che manca equipata? No, perché potrebbe avere un altro artefatto in mano? Tipo sì, no, Battersco. Magari c'ha... Cioè, io la leverei subito. Dice che... Non lo so, mi sembra un po' esagerato, tra virgolette. Sì. Perché poi magari ci fa una minaccia più quello forte. Sì. Ecco, ah, arriva ecco, Solitude. Ok. Ah, si sta saccando... Eh no, perché... Non ho capito che sta... Noi non possiamo sacrificare carte. Ah, sì, ok. Perché vabbè, non è un costo addizionale. Però pensa, lui vuol dire che non c'ha... Cioè, per fare sta giocata... Cioè, insomma, si è tolto due carte per levarci un accellerino. Cioè, perché ci ammazza Gris così. Che poi attacca e... vabbè, però che cattiveria. Vabbè, ci sta. Ci sta, però comunque... Non lo so se ci sta. Giocata un po' aggressiva, insomma... Sì, giocava un po' più, però te l'avevo detto, forse era meglio. A parte che comunque questa cosa qui non l'avevo mai saputa, che comunque con Grist... Eh sì, perché è una creatura in tutte le zone, tranne il campo. No, che devi sacrificare una creatura, ah, no, cioè, okay, puoi no, rispondere esatto, a quel sacrificio. No, neanche io, no, non mai, in realtà Grist l'ho giocato poco, quindi non ci avevo neanche proprio pensato. Vabbè, quella Gitte non penso che è amica nostra, no? No, io subito leverei G con Reclamation, sì, con Reclamation sì. 6. Per esempio, questo comunque è un matchup in cui, cioè, il nostro pod lui deve comunque tenere passo. Eh beh, questo a... è forte, cioè, esatto. Io faccio Grave Tide dando cazzo. Esatto. Questo, cioè, non ho capito. Infatti, no, cioè, se è proprio il matchup che vogliamo, insomma, prendere questo tipo di mazzo. Quindi, Reclamation... Certo, non abbiamo modo in... Dov'è? Oh, eccolo. E di fare... di utilizzare in qualche modo il cimitero al di là di Uro. E sì, quello infatti è. Cioè, c'è cosa, c'è aspetta, lo faccio sto coso? No, meglio non farlo, però, perché lui ha, cioè, non gli vorrei dare tante terre. Questo okay. È il matchup in cui probabilmente lo sederei pure fuori, per dirti. Ok, ok. Intanto è fatto Zasaga, okay. Che comunque prende Pity Needle a occhio. Sì, sì, potrebbe prendere Pity Needle. Non noi, tra l'altro, non ha... Ah, però abbiamo prende Magus noi. Cioè, se noi facciamo uno Zenith da... che prende troppo a 2, spoddiamo, prendiamo Magus, gli leviamo Karagas e Urza. Ah. Anche se lui comunque ha fatto... Questo Caldra è un problema, Complete sì. È un po' problematico. Problema, sì. Piccolo. E... Ok, Fetch per una base, ovviamente c'avevamo blocchi per piagne. Esatto. E... Me la giocata è quella, prendere troppo a 2 di... di Zenith, quello che c'ha il Caldra Complete, tutto. C'ha tutto tranne volare, forse è indistruttibile. Indistruttibile alla pedina. Ok, ah, quella è una carta da cui quella è una carta che problema, sì. Non so, non c'ha anche Trample, no, c'ha quindi probabilmente moriremo così. Sì. Boh. Vabbè, allora tu vuoi fare drop io, sì, a prima, 2? Prima di vedere il Caldra, la giocata per me era drop a 2, spoddare Magus e levargli comunque la Urza Saga che viene sacrificata e comunque i levi Karagas che poi magari noi prendiamo pure, non ce lo può rimbalzare. Però, insomma, c'è un clock, perché quello in due turni c'è... Sì, diciamo che comunque la verità è che Uro deve arrivare abbastanza il prima possibile, sì. Perché... Questa è l'unica partita, l'unico modo con cui noi possiamo provare a vincere è. Vediamo bene il mazzo. Ah, però abbiamo Gilda e Drake noi. Possiamo rubarli Caldra. Cazzo! E non ci abbiamo pensato, però. Ah, no, lo possiamo ancora fare perché posso fare quello. Esatto, gli diamo delle terre, però forse è la giocata. Che poi quello si equippa tanto, mi sembra. A 7. Che però col Veteran gli diamo due terre. Possiamo provare ad aspettare.
Forse fa... adesso prenderei Magus, così intanto gli leviamo delle terre e poi dopo proverei a fare quella giocata per rubarglielo. Io sono con te. Sono proprio con te. Lui Sì, le mi terre sembra base non ce un'idea. l'ha, gli leviamo Esatto. Urzasaga, che comunque sarebbe diventato un Sì. problema. Invece così abbiamo solo quel problema da risolvere. Prendiamo Gilded Drake e poi Gilded Drake ci ammazza praticamente. Sì, ci ammazza, ma qua prendiamo Magus, abbiamo detto. E ci ammazza, sì, c'ha volare, però magari nel... poi abbiamo sempre, insomma, sia i Kotl, sia i Strix per provare a... Possiamo Esatto. Vero che noi provare, mo insomma. andiamo a 4. Skyclave apparisce. Male male. Sì, abbastanza male. Qui c'è Vabbè. leva pod proprio. Ah, c'è leva Eh pod. sì. Ecco perché pod è una merda. Esatto. Ok, adesso abbiamo perso, Ok. C'è sempre il chiaramente. top deck di Di Gilded Grave Drake. Titan. Ah Di no, di Gilded Gilded Drake. Tu vuoi Drake. proprio top deckare Gilded Esatto. Drake? Che comunque, ripeto, dandoglielo. Invece c'è un Green Sun Questo ci Zenith. prende Trakhtas che ce l'ha 5 vite. Io altre cose non ne No. vedo, quindi insomma proviamo a farlo da tutto. E Uro ce ne dà 3, poi ce ne dà altre 3 in teoria. Questo in Esatto. beast non fa niente. Uro aspetta però perché non so come se, cioè se riusciamo a sopravvivere per poi rigiocarlo e cioè Noi adesso ci andiamo a dà 3 vite. 7, poi andiamo a E poi però 10. iniziamo a attaccarci, cioè lui non, o non attacco, attacchiamo pure noi, guadagniamo tre C'è vite al Caracas? turno. Ah no, non c'è No, perché Caracas. è Ah, però a noi Koth. ci manca la seconda isola, sì. E Ah, ok, ci manca la seconda. Che però potremmo prendere saccandoci. come Ah, non abbiamo sacchiamoci? più Non il più pod. pod, no. E allora niente, forse. Allora, accettiamo la sconfitta di buon grado, però diciamo che Uro. Cioè, andare a pescare. Potremmo Potremmo pescarlo, pescarla. pod. Eh sì, qua è un po'. Però vedi, avremmo potuto farlo da 3 a quel punto per fare Uro e fare questo in gioco. E... Ecco, ho sbagliato a Ah, vabbè, cliccare. Ho vabbè, concediamo. proprio sbagliato a Sì. Niente, cliccare e basta. Che ci ha mangiato in pescavo faccia. per curiosità dopo Uro? Trattas. Se facevo Uro pescavo Trakhtas, pensa a te. Vabbè. Peccato, Peccato perché in peccato. realtà ci Era ha un buon ammazzato il Kaldra matchup. Complete perché sennò Esatto. secondo me Ah, questo è stavamo... Sì, forte. quello è forte. Questo Poi, meno. sicuramente il secondo Plague Engineer perché Ok, appunto gli io se ce leva... n'hai due gli levi Esatto. tutto. E il colletto non lo so perché comunque lui gli No. leva Fiala ma lui ha Allora, giocato... Endurance è brutta, Sì, giusto? Endurance sì. Magus lo vogliamo tenere, Opposition Angel lo vogliamo tenere, lui non pesca ma teniamo Non comunque so, lì Clotis Odd. pure comunque è una certa ci dà vite. Cioè, vediamo cosa abbiamo da Ma togliere. Cabalterra vi ti piace? Allora, sicuramente non mi piace tanto il Veteran Explorer, perché Explorer. comunque lui poi magari ti fa uno di Ne quei teniamo mostri. uno. Sì. Intanto si può prendere di Zenith. Secondo Lo mette me Trun. Beh, Trun non è un granché, perché comunque... si metteva Cioè, lì, un po' sì. blocca. Però quanti abbiamo uno slot da riempire? Ripeto, non so quante cabalterapi sono buone. Gabalterra in realtà quando lui ti fa la Stoneforge è forte perché gli levi, cioè gli levi quello che prende subito. Equipaggiamento. Però sì, perché comunque da inserire a parte potenzialmente Trun non Boh, ce n'è è che altro. Trun, cioè veramente, siamo morti di Kaldra Complete, si mette lì, blocca, Esatto. non gli può sparare con Jitte, rigenera, ho capito che quello trampla, però ogni volta è un danno anziché farne 5. Sì. Vi ricordo ragazzi che il nostro oppo aveva mulligato a 5 e anche fatto5, 2 per 1 con però ci ha battuto lo Esatto. stesso, male male. Ok, Allora, qua potenzialmente è una mano che potrebbe fare i Gabaltrevide primo e dei secondo rampare con Veteran Explorer, Famolo. no? Famolo, dai. Cabaltera, che nomina? Stoneforge Mystic. Che Qua ho Fiala. Che magari a te con più da prendi? Se... 7, secondo me c'ha Fiala in mano. Ok, Io qui prendo proverei. basica? Cioè E qui prenderei... lui gioca Lui gioca Wasteland? Wasteland, sì, forse sì. Prendiamo basica, dai. Però palude, sì. Sì, va bene. Quindi Io Fiala, proverei Fiala, sì. Aether Vial, Aether Vial. Tanto gli vediamo la mano, se c'ha drop a 2 li possiamo togliere dopo. E lui No, non ce l'ha. Però non ha c'ha la niente. Stoneforge, che forse è quello che leverei con... Ah, c'è anche la Containment Priest che ci ammazza il mazzo. Sì, Però infatti, abbiamo Grist in mano. cioè, non...
Io direi che... Ah, caspita, non te le tiene? Sì, te le Sì. tiene. Non lo so, Stoneforge, sarebbe stato bello che lui avesse due carte, fa Urza Saga di primo Ah, e no, fiala vabbè, l'arte scala. umiliazione però. Non Ok. malissimo, non malissimo. Pensiamo E vabbè. su... Allora, o leviamo direttamente il problema, Priest, che non ci fa comunque più tutor a niente, però Che abbiamo Christie altro in mano. Secondo Zenith? me levare comunque la Stoneforge, che comunque ci prende carte problematiche, non è male. Certo, No, però giusto. lo devi fare da uno. Ah, sono una pippa. Sì. Eh sì, cose che penso male anche. Ok. E c'è un altro in mano dopo, lo Sì. farò dopo, certo. Quindi che no, però se gli devo levare, come si chiama? Containment Sì. Priest. Perché se no non mi può far fare, non posso fare. Sai cosa? È che l'ha automaticamente scartato? Ah, Ah ci fa no, non rivedere c'è, la sì. mano. Se pensavo di dover pagare uno per Cabal Therapy, poi in verità No, non no, sì, ti quello è erano, solo insomma. sacrificando. Purtroppo ho sbagliato, ragazzi. Non sono pratico nel Legacy. Male male. Prendevo Vateron Explorer e gli davo due terre. Certo, dargli due terre pure Sì, non era esatto, in proprio. realtà c'è, cioè, pure così. Diciamo, non è il matchup della scene di questa combo, insomma, No, tra... perché cioè, comunque lui poi stappa con Urza Saga, Esatto. c'ha le due R, riesce pure a fare i token, oltre a fare tutte le cose che deve fare. Lui qui mette una Giver of Runes a terra insieme a una Stoneforge Mystic. Quindi questo è quello che ci succederà, perché c'ha Karakas che dà terra, cioè che dà mana bianca, quindi può fare Non ha Stoneforge. isole, quindi in realtà se vedessimo in qualche modo Magus, mentre Ah, non ha rimanerebbe senza. Cioè, basi. non ha pianure, quello sì. Non l'abbiamo Sta visto. qua, oh. Che facciamo? Grist più uno, passo e poi in un modo o Però lui nell'altro c'ha gli ammazzo Skyclave in qualcosa. mano. Lui da scaricare. Allora dobbiamo giocare una di queste. Sì. Sì. Prendiamo sì l'isola. Questa gioco chiaramente che la devo fare sorcery, l'altra è Sì. Esatto, instant. Eterna Witness che non possiamo neanche al giocare. momento no, però abbiamo anche sempre Zenith in mano. Arriva la ricca Giver of Runes. Lui qui perde, come si chiama, Urza Saga senza poter fare il pupazzo, Sì. che male male non è, e prenderà. Qua non so, o prende un ago spinale oppure una Retrofitter Foundry, quella che fa sempre token, un artefatto che fa un sacco di token. No, ci prende quella e ci blocca Tutto. tutto. Però lui non ha altro mana, No, non ha poco mana, però c'è Ah, l'ha sempre l'ha pescata. pescato, ok. Diciamo di Peccato questo. che bloccandoci chiaramente. Madonna, un altro Zenith ho Vabbè, dai. pescato. Che sfiga però Qua dobbiamo pure. pensare che lui la Giver l'ha fatta e attiva, cioè la può attivare Sì, adesso, dovrei quindi spaccare questo per ok. ammazzare questo. Non è granché perché poi No. Grist muore. Vabbè, faccio Gotl e Sì. pesco. Cioè, faccio turno mio perché cerco una terra. Poi moriremo da gitte. Amen. Terra Sì, non la diciamo questo è anche trovo. sempre il problema, come diciamo, delle carte dei Modern Horizon 2, perché comunque è una terra che ti tutora, insomma, tutte le monocopie che in ogni match, pure in un mazzo, che questo non è un mazzo che esiste, no? Cioè comunque lui c'è tutora la gabbia che c'è. Perché non ha fatto questo in risposta? No, Ah, questo in non effetti avremmo esatto, pescato, sì. Però ci ha voluto far pescare. no? Beh, Ci ha regalato. magnanimo Runix. E questa diventa 3-1. Qua se blocchiamo lui gli dà protezione, Dal quindi. blu, perché posso bloccare con Esatto. tutte e Però pure se due. non blocchiamo, cioè ci ammazza tutte e due, quindi conviene, penso, bloccare. Beh, almeno usa quella, cioè in Sì. teoria posso decidere di fare Grist per levargli questo, e così poi deve riprendere il mana, non lo so, no, in verità no, perché lui poi può uccidere questo facilmente. Pesco una basica, anche anziché pescare l'altra Esatto, verde, non che so se direi che è vogliamo male togliergli, forse fare Grist per togliergli comunque male. Non gli togliamo il... niente, perché lui ci ammazza questo in risposta. Ah, è Ma vero, come come prima, prima, sì, esattamente è come vero. prima. Vabbè, questa penso sia abbastanza andata, ti è difficile recuperare sta partita. Che Sì. altro ci ha bloccato i Zenith, che qua potevano prendere... Beh, Reclamation Sage qua era Sì, un po' Reclamation forte, ci ha Sage... bloccato gli Zenith subito. È una cosa che ha fatto proprio
coscientemente, cioè nel senso lui ha giocato Urza Sagadi primo nonostante, Stavo per far quello per bloccarci esatto, quello qua, che perché in poteva realtà lui sa che è un succedere. problema Pod contro di lui, perché ci prendiamo tutte le creature, cioè non lo gestisce. No, è stato un peccato perché veramente vedevo il sogno di vincere Eh una sì, partita con Pod, esatto. però non è andata Esatto. Ha pure come Mullicata a si 5 doveva, pure lui. Mullica da 5. Porto di Risciata che ci blocca una terra Esatto, aggiuntiva come se ce verde. ne fosse bisogno, cioè il verde. Esatto. Spara lì chiaro, va Noi qua comunque bene. ci possiamo pescare una carta a fine turno, ma perché comunque quello ci blocca solo Sì, una carta a una turno, carta quindi abbiamo sola. fatto apposta. Il punto è che cosa possiamo pescare, cioè quello è il vero problema. Qua purtroppo niente, perché pure tra l'altro ha anche visto tutte le carte, quasi tutto il suo mazzo c'ha uno in costituzione, lui ha visto tutte quelle a due, perché sennò il Un Plague Play Engineer era Engineer ci buono. sbrattava. Plague Engineer era Sì. buono, Esatto. sì. Era ancora più buono mo che mamma delle rune muore di Plague Engineer. I E non Chainfix che possiamo non posso fare farlo. perché lui mi tappa sicuramente il Sì. verde. Infatti. Ci mancava che pescavo questo. Esatto, Vabbè. concediamo, sì. Direi che È questo primo andata. esperimento, ve l'avevamo detto, l'obiettivo è perdere tutte le Esatto. partite qui con Leonardo Siamo a Cartesio. buon Per punto. farlo 0-2 la prima, però Esatto. Pod è vivo, Pod è bello, Poddate anche voi. Sì. Bella raga, grazie per aver guardato.